Il mio film Tutto a posto è il primo incasso italiano, ma io ci sono rimasto malissimo perché nessuno si è messo a fare pirateria sul mio film. Motivo per cui mi sono messo a farla io stesso e voglio vedere come finisce. Puoi acquistare uno di questi CD? No, perché devo andare al cinema. Cazzo. Ciao, vuoi CD del film mio? No. Prego. Ma siccome ero poco credibile, ho messo un mio amico a vendere e io pronto a fare gli agguati. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, no, cioè, tu ci stai pensando? Ma qualcosina. Ma tu sei Roberto io. Io sono lo stesso, sono la versione 3D di questo. No, devono andare al cinema che prendi i CD fasulli. Non riuscivo a vendere i CD, ma almeno c'erano degli acquirenti per comprare tutta l'attività. Sei in vendita? Sì. Contrabbando, io posso comprarlo, scusami. Sì, certo. Allora, quanti ne vuoi? Quanti ne vuoi? Allora, quanti te ne do? 10? 10? Tutto, voglio. Tutto, tutto. Faccio tutto. Ah, quindi ti apri la tua banca, non va bene. No, questo fa concorrenza. Ah, questo compra per avere la nuova. Li voglio prendere tutti. Tutti te li vuoi prendere? Sì, tutti. Uno, lui. E perché? Perché mi voglio vendere io. Ti vuoi vendere tu? Non è vero, sono una candy. Ah. 30 euro. Cosa è? Io sono quello della io sono lo stesso. Ma lui sembra cannavacciolo, ma non lo è. Io invece sono lui. Vabbè, allora compratelo. Almeno ci guadagni. Dopo l'intera giornata non sono riuscito a vendere neanche un DVD. E allora ho capito una cosa: o il film fa schifo, oppure siete tutti onesti. Così tanto onesti da farmi una storia Instagram per segnalarmi che qualcuno voleva fregarmi. Roberto Lipari, ma mi sembra giusto che a Palermo vendono i CD pirati. Stiamo facendo una storia per Roberto Lipari. Lo sono io. Grazie, l'onestà, visto che mi tutelano. Io le sentiello ovunque, non puoi lavorare. Roberto Lipari, ma ti sembra giusto che a Palermo vendono i CD pirati? Stiamo facendo una storia per Roberto Lipari. Lo sono io.